Nell'ultima giornata del campionato giovanissimi regionali, Südtirol affronta il San Giorgio sul campo sintetico del Pfarrhof, nella zona sportiva di via Maso della Pieve a Bolzano. Inizio di match in salita per il Südtirol, che subisce gol dopo appena un minuto di gioco quando su errato disimpegno. Il rapace De Jaco riesce ad incunearsi in area e insaccare il pallone dell'1-0 ospite. La reazione del Südtirol in tenuta rossa è immediata e rabbiosa, con Davi che intercetta un pallone ed entra in area di rigore a gran velocità, fallendo però la stoccata vincente. Poco più tardi ancora Südtirol con azione tambureggiante innescata da calcio d'angolo e con Pittino già alla battuta del corner, che va alla conclusione non trattenuta dal portiere ospite, che permette a Bertuolo di insaccare il pallone. Ma la rete viene annullata per posizione di offside dubbia dello stesso Bertuolo. Le recriminazioni durano però poco, perché al quarto, su splendido lancio filtrante di Bertuolo, l'ottimo Fedel è perfetto nell'inserimento e firma la rete dell'1-1. Gara scoppiettante al 14esimo su altro disimpegno errato dei ragazzi di Ceron. L'Hatstetter è bravo ad aggiustarsi il pallone sul destro e a scaraventarlo in rete per il nuovo vantaggio pusterese. Il Südtirol non demorde e continua a macinare gioco, e poco dopo, su splendida azione avviata da Pittino e rifinita da Davi, il sinistro a spiovere di Bertuolo viene disinnescato con bravura dal portiere ospite. Al 33esimo arriva il 2-2 del Südtirol, che nasce da un perfetto lancio in verticale di Gabriel De Gasperi per Fedel, travolto in area dall'incauto Eichner, il quale cagiona un calcio di rigore, trasformato con freddezza e precisione da Bertuolo. Continua a giocare bene il Südtirol con l'ottimo Bertuolo, che innesca Philippe De Gasperi, il quale a sua volta serve Fedel, abile ad accentrarsi e a calciare, col portiere ospite che in due tempi intercetta la conclusione centrale. Squadra a riposo, sul parziale di 2-2. Si riparte con un'occasionissima per il Südtirol su incursione in area e tiro respinto di Davi, con Bertuolo che da due passi non trova il rebound per un intervento in extremis di un difensore pusterese. Il tirassegno del Südtirol prosegue poco dopo col sinistro di Bertuolo, disinnescato in due tempi dal portiere ospite. Ancora Südtirol vicino al gol, con bella combinazione fra Gabriel De Gasperi e Bertuolo, e tiro conclusivo di quest'ultimo che non trova la via della rete. Il San Giorgio allenta la pressione dei ragazzi di Ceron con una potenziale palla gol sventata con bravura dal grande intervento difensivo di Pittino. Poi ancora Südtirol con bel lancio smarcante di Bertuolo per Davi, che entra in area ma in estirada, non inquadra la porta. Ma a forza di insistere Südtirol va a segno con assist filtrante di Torcasio per la conclusione ribattuta di Jovic, che diventa un assist per Bertuolo, il quale scaraventa in rete il pallone del 3-2 in favore dei ragazzi di Ceron. Poi Pittino potrebbe calare il poker, ma calcia senza la necessaria convinzione a porta spalancata, facendo fare bella figura al portiere pusterese. Nel finale ancora Südtirol vicino alla quarta rete, ma la partita si chiude sul 3-2, regalando alla squadra di Ceron l'ennesima vittoria stagionale e un congedo d'applausi.